Signora, lei percepisce il reddito di cittadinanza, ma una cifra talmente irrisoria che non riesce a aiutare nessuno. Quanto percepisce adesso? 95 euro, esattamente. Ecco, frutto di quali computi? Perché insomma, in qualche modo avrà avuto qualcosa prima. Percepivo 700 euro una volta che abbiamo avuto problemi con l'ISEE per mio figlio che ha voluto dichiarare le borse di studio, se no era penalmente perseguibile. Li abbiamo dichiarati e praticamente, facendo la nuova domandina, il reddito di cittadinanza mi hanno soltanto caricato 95 euro e poi una volta che mi sono informata mi hanno detto che era per questo motivo. Ci Se volessi. sono due borse di studio di 2 anni, di 2 anni consecutivi, dichiarati sull'ISEE e quindi sommariamente è successo che poi non mi hanno mandato nulla, mi hanno mandato solo questi. Quindi lei sostanzialmente vive con 95 euro Euro, sì, esatto. e nel frattempo deve anche. Dovrei mantenere mio figlio là a Trieste perché studia a Trieste all'università e sinceramente ho dei disagi perché non so come affrontare questo. Sarà temporanea perché io da gennaio dovrò fare l'ISEE nuovo, dovrò togliere mio figlio a carico mio. Perché sinceramente lui poi da gennaio dovrà dichiarare l'altro per il terzo anno. Non sono in grado di poterlo aiutare. Se io invece mi metto a farmi l'ISEE da sole e a togliermi mio figlio a carico, posso aiutarlo benissimo Ecco, poi. quindi la sua richiesta al momento qual è? Al momento la mia richiesta è che avrei bisogno veramente di un aiuto, in modo tale che io possa sostenere le spese a mio figlio, quello che ha bisogno, perché dove sta sente freddo, ci sono i termosifoni rotti, almeno che si possa comprare una coperta, un qualcosa, un pigiama de caldo, un qualcosa, perché là c'è la neve in questo periodo, c'è Sta parlando di freddo, molto Trieste, freddo, sta a parlando di Trieste. Trieste. Il che lui già mi ha contattato dicendomi: mamma, io qua sento troppo freddo perché non ha guanti, non ha coperte, non ha un pigiama, ce li ha tutti leggeri. Quindi magari che io vorrei comprare qualcosa, non posso farlo a questo punto.